In che cosa consisterà il restauro? In questo momento leggevamo, insomma, sì, la tomba è stata riallestita in un piano interrato, sì, del museo, dopodiché una volta restaurato avrà un suo spazio. In realtà lo spazio sarà quello per tutta una serie di ragioni, innanzitutto per la pesantezza della struttura che non ci consente per strutturali di esporla lungo il percorso espositivo, quindi al secondo piano dell'edificio, e poi anche per una scelta ben precisa che è quella di ampliare le potenzialità del museo di Pontecagnano, aumentando quindi lo spazio espositivo. Per cui dopo questo restauro, che prevederà una pulitura, un consolidamento e speriamo anche il recupero di alcuni dettagli, delle ragioni proprio strutturali di esporla lungo il percorso espositivo, quindi al secondo piano dell'edificio, e poi anche per una scelta ben precisa che è quella di ampliare le potenzialità del museo di Pontecagnano, aumentando quindi lo spazio espositivo. Per cui dopo questo restauro, che prevederà una pulitura, un consolidamento e speriamo anche il recupero di alcuni dettagli delle pitture che attualmente non sono percepibili, ci sarà l'allestimento per l'appunto in questo spazio interrato, avvalendoci anche di una serie di sistemi multimediali che quindi stiamo progettando. Non è la prima volta, ma comunque anche stavolta si ricorre all'art bonus, si ricorre anche, diciamo, novelli mecenati per restaurare una tomba. Sì, questo è il primo dei casi, diciamo, in cui noi ci stiamo lanciando, però abbiamo tutta una serie di altri progetti che seguiranno, per i quali vi convocheremo per darvi notizie. Stiamo cercando di sfruttare questa legge 106 del 2014 che consente per le elargizioni liberali dei consistenti premi fiscali, quindi uno sgravio che verrà suddiviso solo in 3 anni e consentirà tanto al singolo cittadino quanto al piccolo imprenditore, a chi ha il negozio, a chi vuole essere connesso con quel territorio o anche a chi in generale è interessato a quel monumento, di avere un rientro in soli 3 anni del 65% di quanto ha investito. Quindi diciamo anche 100 euro possono essere utili, perché sono finalizzate proprio a quel singolo intervento, in premi fiscali, quindi uno sgravio che verrà suddiviso solo in 3 anni e consentirà tanto al singolo cittadino quanto al piccolo imprenditore, a chi ha il negozio, a chi vuole essere connesso con quel territorio o anche a chi in generale è interessato a quel monumento, di avere un rientro in soli 3 anni del 65% di quanto ha investito. Quindi diciamo anche 100 euro possono essere utili, perché sono finalizzate proprio a quel singolo intervento. In questo caso la tomba dipinta che è stata scoperta a Pontecagnano e che verrà restaurata e per la quale verrà creato un apposito allestimento all'interno del museo di Pontecagnano. Quindi siamo, diciamo, in un settore che può colpire le corde emotive tanto del singolo cittadino di Pontecagnano, dell'imprenditore che ha piacere che il patrimonio archeologico sia valorizzato e via di questo passo. Intanto Vele è passata al polo museale, questo che cosa significa? Questo significa che da ora in poi, diciamo giusto il tempo del passaggio di consegne, sarà il polo museale della Campania a occuparsi e a prendere tutte le decisioni che sono necessarie nella gestione del parco archeologico di Velia. Quindi ci aspettiamo, diciamo, che questi contatti di qui a poco portino a un nostro passo indietro, ancorché noi stiamo comunque operando per Velia ancora, abbiamo predisposto un progetto con fondi che abbiamo chiesto appositamente al Ministero dopo l'incendio che ci fu all'inizio dell'estate scorsa, abbiamo fatto il progetto, abbiamo fatto la gara e stiamo in
fase di consegna dei lavori e di stipula del contratto. Credo consegneremo i lavori leggermente in anticipo, come consente la legge, nelle more della predisposizione del contratto, per poter risolvere subito le maggiori criticità che sono derivate dall'incendio dell'anno scorso e rendere il parco nuovamente accessibile in tutte i vari itinerari, diciamo, che già erano previsti. Voi per ragione dal punto di vista, diciamo, strutturale e dalla suddivisione dei compiti, vi aspettavate una decisione differente? Preferivate che fosse rimasta da voi, insomma, nel vostro auto? È una domanda delicata. Avevo un profondo affetto per l'area di Velia, però mi rendo conto che la suddivisione per competenze rendeva forse più complessa la gestione da parte di una soprintendenza che si deve occupare soprattutto di tutela. Ho forse qualche preoccupazione per la lontananza del centro decisionale dal parco, però questo d'altra parte avviene per molti altri beni che sono sparsi in tutta la regione, quindi ci auguriamo che questo non sia un problema. Il ruolo dell'università qual è stato? Hanno fatto già un primo intervento sulla tomba. Il ruolo dell'università è stato sul cantiere, abbiamo svolto un rilievo con la scanner della tomba e poi abbiamo partecipato alla sponsorizzazione dell'intervento di restauro. In questo il Dipartimento di Scienza del Patrimonio Culturale, al quale io appartengo, ha contribuito con 4.000 euro e questo appunto grazie all'impegno del direttore del Dipartimento, che è la professoressa Maria Giovanna Ritano, e devo dire che quello che vorrei sottolineare in questo il Dipartimento di Scienza del Patrimonio Culturale al quale io appartengo ha contribuito con 4.000 euro e questo appunto grazie all'impegno del direttore del Dipartimento, che è la professoressa Maria Giovanna Ritano, e devo dire che quello che vorrei sottolineare in questo fatto è che il Dipartimento ha aderito al progetto di sponsorizzazione nel suo complesso, cioè partecipa alla sponsorizzazione la scuola di specializzazione in beni archeologici, il dottorato in metodi e metodologie della ricerca archeologica, storico-artistica e dei sistemi territoriali, il Dipartimento di ricerche sulle antichità, il Medioevo e l'Umanesimo di Salerno, questo composto non solo da archeologi medievali ma da filosofi medievali e da filologi. Cioè sostanzialmente il Dipartimento nell'articolazione delle sue componenti culturali ha deciso di partecipare attivamente a questa straordinaria possibilità. Il soprintendente Casule vi ha già raccontato sicuramente della qualità eccezionale della scoperta, che veramente apre una pagina nuova della storia di Pontecagnano. Il museo di Pontecagnano merita questo ed altro perché è uno dei musei più belli non solo della Campania ma direi d'Italia, e quindi se mi posso permettere sponsorizzerei ulteriormente l'intervento a partecipare alla sponsorizzazione.